Ragazzi, nuovo video. Oggi voglio parlare di imperfezione, la visione imperfetta di noi, di difetti, di quello che vediamo. Insomma, un video un po' diverso dal solito in qualche modo, però ci tengo a farlo e a portare alcune riflessioni che spero possano essere utili in qualche modo. L'altro giorno stavo vedendo The Mask, il film, quello con Jim Carrey, e veniva presentato questo psicologo, per chi l'ha visto lo sa, che aveva fatto un libro Ognuno di noi indossa una maschera, e la cosa che mi ha in qualche modo fatto riflettere è che veniva presentato come se fosse un concetto innovativo, però un concetto che in realtà è andato a estremizzarsi tantissimo negli ultimi anni, al punto che è vero, ognuno di noi indossa una maschera, in qualche modo cerchiamo di mostrare quel noi, la nostra versione, i nostri aspetti che crediamo essere più socialmente accettabili. L'uomo come essere razionale fa sempre scelte che alimentano il proprio ego, quindi non mostrerà mai un proprio difetto, quello che considera essere un proprio difetto, e questo in qualche modo fa perdere tanto di noi, fa perdere tanto delle persone. Quello che vediamo sui social, su questi apparecchi qua, sono quello che ognuno di noi, ogni persona che vediamo, vuole mostrare di se stesso, non è un quadro. A partire dall'angolo in cui scatta una foto, dal momento in cui scatta una foto, da quello che dice, da quello che fa, e mi ci metto in mezzo pure io. Non dico che sia una cosa sbagliata, però dico che in qualche modo dobbiamo essere in grado di accettare i nostri difetti. Voglio riflettere con voi su alcuni punti. Innanzitutto il concetto di perfetto, perché quando parliamo di difetto parliamo di imperfezione, ok? Ma quindi che cos'è perfetto? In realtà è che il concetto di perfetto cambia tantissimo in base alla cultura. Pensate alle dilatazioni. Nella cultura aborigena le dilatazioni sono sovrumane, sono gigantesche. Nella nostra cultura sono viste male, tranne che in una nicchia particolare. Io avevo le dilatazioni, ok? Ed erano belle, erano assolutamente fighissime, mi piacevano tantissimo, non erano esagerate, però le avevo. Per cui cambia in base alla cultura, ma cambia in base anche alla nicchia e all'ambiente singolo. Cambia in base al periodo storico. Quante volte avete sentito dire è una bellezza dell'epoca? Certi attori, inizialmente l'uomo doveva essere rude, poi si è tornato a un modello a Leonardo DiCaprio che l'uomo deve sembrare un ragazzino, poi successivamente una via di mezzo ultimamente, quindi deve essere rasato, l'indoman deve avere la barba, quindi degli aspetti virili, eccetera, eccetera. Pensate al carattere. L'uomo, anche in questo caso, inizialmente doveva essere rude, poi l'uomo doveva essere simpatico, frizzante, attivo, poi successivamente la bellezza alla Dorian Gray, la bellezza dannata, c'era il Robert Pattinson che è tutto sfatto, che fuma le sigarette in Remember Me, mi viene in mente, tipo che sta completamente distrutto, disorganizzato, con la casa disordinata e fa figo, e poi successivamente una bellezza alla 50 sfumature di grigio. Adesso l'uomo deve essere perfetto, ordinato, però allo stesso tempo deve avere un carattere quantomeno torvo. Quindi vedete come tutto questo cambia. Non so perché mi è venuto l'esempio degli attori e lo stereotipo maschile, però questo è tutto quanto cambia in base all'epoca. Quindi sostanzialmente, se vi dice culo e avete un certo carattere e avete una certa bellezza, nascete la vostra epoca e siete fenomenali, potete diventare divi di Hollywood. Ma se sforate di 10 anni, nascete 10 anni dopo, siete una bellezza dell'epoca e non avete quel mordente e non rincarnate quello stereotipo di perfezione. Poi logicamente la perfezione cambia, perché magari a me può piacere la bellezza dell'epoca, quindi ok, siete decontestualizzati, però a me personalmente piacete tantissimo. Insomma, cos'è realmente perfetto? Ce lo impongono, ce lo dicono, e noi bene o male interpretiamo in base al nostro ambiente, in base alla nostra cultura, periodo storico, quello che secondo noi è perfetto, e logicamente cerchiamo di avvicinarcici quanto più possibile. Ok, questo può sembrare abbastanza tautologico come discorso, per cui voglio cercare di fare con voi delle esercitazioni in qualche modo, che è una cosa che non ho mai fatto nei video, però credo che possa essere interessante. Allora voglio che chiudate gli occhi in questo momento, un attimo, vi prendiate un attimo per voi e pensiate a 3 vostri difetti. 3 difetti che vi portate dentro, che possono essere difetti fisici, difetti caratteriali, difetti di situazione, di contesti in cui siete, qualsiasi cosa che vi fa star male, che volete nascondere rispetto agli altri, che vi sentite di portare come fardelli. La mente va sempre là, vi state sempre chiedendo se gli altri lo notano, lo vedono, in qualsiasi contesto sociale cercate di mascherarlo. Questi 3 difetti voglio che li individuate in ordine gerarchico, quindi il primo sarà il peggiore e gli altri 2 a seguire. Ok, adesso che li avete focalizzati, vi posso dire questa cosa: pensate al vostro primo difetto, quello peggiore in assoluto. Ecco, vi posso assicurare che la maggior parte delle persone che vi stanno vicino neanche ci fanno caso, neanche lo concepiscono, neanche ci pensano che sia un difetto. E gli altri 2, prendete gli altri 2, ecco, le persone che vi stanno vicino adorano queste vostre caratteristiche, non le vedono come difetti, le vedono come un qualcosa di bello, di positivo, che vi caratterizza, e li amano follemente, li amano di voi, ok? Realizzate questa cosa, e se non ci credete,
Arriviamo a un'altra esercitazione che vi voglio far fare, che si basa su degli studi che sono stati realmente fatti, che vi aprono gli occhi veramente su qual è la vostra percezione, la percezione esterna. Ora, adesso, quello che voglio è che pensiate a una persona con cui avete un legame forte, importante, indissolubile. Può essere vostra madre, vostro padre, vostro fratello, sorella, zia, una persona importante per voi, vostra nonna, può essere un amico, un'amica, può essere il vostro compagno, la vostra compagna. Pensateci, ragionate, figuratevi una persona che per voi è speciale, è veramente unica. Cercate di immaginare come vi fa sentire. Immaginate come vi sentite quando sorride, quando vi accarezza, quando vi abbraccia, quando passate dei momenti insieme. Pensate ai momenti che avete passato insieme e pensate a come vi sentivate. Ok, focalizzate al massimo questa vostra sensazione, queste sensazioni che vi suscitano. Adesso, quello che vi dico è che questo video verrà visto probabilmente da qualche migliaio di persone. Ecco, di queste persone, molte avranno pensato a qualcuno che ha il vostro stesso difetto, quello che voi avete visto come difetto principale. E di queste, il 40% non l'avrà assolutamente contemplato come difetto. Probabilmente non ci avrà neanche fatto caso. Quindi, per esempio, se voi avete il cruccio di essere bassi, ecco, di queste persone, molti avranno pensato a qualcuno di basso, una persona bassa, e di queste il 40% non avrà proprio considerato il fatto che è basso, non ci avrà pensato, non l'avrà visto non solo come difetto, ma non ci avrà proprio pensato questa persona è bassa, non ci sta neanche facendo caso. Ok, il 40% è una percentuale poca, però la cosa curiosa è vedere che cosa succede per l'altro 60%. L'altro 60% ha fatto caso a questo difetto, però non lo sta vedendo come un difetto, ma lo vede come un punto caratteristico a vostro vantaggio. E questo esercizio serve per dire cosa? Avete pensato a qualcuno? Avete pensato alle sensazioni che vi suscita? A come vi sentite quando siete con quella persona? Ecco, c'è qualcuno che pensa la stessa cosa di voi. C'è qualcuno che quando chiude gli occhi pensa a voi, che quando chiude gli occhi pensa a queste sensazioni, che prova le stesse cose, che si sente vicino a voi. E 40% delle probabilità i vostri difetti neanche li considera, neanche li vede, 60% delle probabilità li vede come un vantaggio, o meglio, come una caratteristica vostra, unica, che adora. È parte del legame che vi unisce. Siamo unici e non esiste il concetto di perfezione. Per definizione non esiste, siamo un agglomerato di geni, di DNA, di molecole, di atomi che sono messi in maniera ordinata ma caotica al contempo, non possiamo essere perfetti. Ogni caratteristica che abbiamo, che sia caratteriale, che sia di situazione, che sia fisica, è un qualcosa che ci appartiene, che è nostro e abbiamo il dovere di farla vedere, abbiamo il dovere di accettarla e di sentirla nostra, perché è quello che ci rende veramente unici, che ci rende quello che siamo. E vi assicuro che nel momento in cui buttate via i muri, nel momento in cui la fate vedere, in cui vi mostrate, io non posso sicuramente promettervi che verrà amata, accettata da tutti quanti, perché non è possibile, non possiamo essere amati, accettati da tutti o piacere a tutti, però quello che vi posso promettere è che a quel punto le persone che vi staranno vicini, le persone che vorranno stare vicino a voi nella vostra vita, in qualsiasi ruolo essi abbiano, che sia di amore, che sia di amicizia, che sia di fratellanza, di parentela, ecco, saranno persone che veramente si meritano di stare vicino a voi. Ed è un qualcosa che non va dato per scontato in un contesto in cui c'è tanta ipocrisia, c'è tanta cattiveria da parte delle persone, in un contesto storico difficile sicuramente. Avere accanto persone che veramente si meritano di stare accanto a noi e meritarci noi stessi di stare accanto alle persone che vogliamo supportare, a cui vogliamo essere legati, è una cosa di fondamentale importanza. E l'unico modo per farlo è gettare via quella maschera, lasciarla negli anni 90 quando è stato registrato quel film, cercare di abbandonare quel concetto e mostrarci per come siamo, accettarlo in primis a noi stessi e poi semplicemente lasciare che gli altri lo accettino. Non lo so, qualche riflessione, un video un po' diverso dal solito sicuramente, però credo che sia un momento in cui ognuno di noi dovrebbe ragionare, perché la tendenza è sempre in quella dannata direzione in cui continuiamo a coprirci di maschere e non va bene, non è giusto soprattutto nei nostri confronti. Fatemi sapere che cosa ne pensate, scrivetelo qua sotto, non so. Voglio sapere anche la vostra, sicuramente, perché è una tematica spinosa, difficile, complessa. E ci vediamo al prossimo video, come sempre.